direktorica Univerze na Primorskem, vodstva Univerze in njenih članic ter seveda cenjeni gostje. Dober dan in dobrodošli na slavnosti podelitvi naziva častni doktor Univerze na Primorskem. Spettabile rettrice dell'Università delle Dorade, vicerettori, presidi e direttori delle facoltà e degli istituti dell'Università, illustri ospiti, benvenuti alla cerimonia di conferimento del titolo di Dottorato di ricerca d'onore dell'Università del Litorale. È per noi un onore avere come ospite oggi il signor Agnello Aliberti, che ha intrapreso il proprio percorso imprenditoriale in giovane età. A 20 anni fonda infatti la sua prima azienda, a 30 diventa socio e presidente della General Medical Merate, azienda specializzata nella produzione e nella vendita di apparecchiature radiologiche. Il suo successo professionale è dovuto alla linea propulsiva con la quale ha creato e poi gestito con successo diverse aziende. Oggi, Agnello Aliberti è presidente della società Hi-Tech Technics S.p.A., che conta 148 dipendenti, un fatturato di 50 milioni di euro e una produzione di 2.500 apparecchi radiografici all'anno. L'Università del Litorale e Agnello Aliberti collaborano nel campo della ricerca e dello sviluppo scientifico. L'evento di oggi è dedicato al conferimento del dottorato di ricerca ad onore dell'Università del Litorale, che l'Università conferisce a personalità che si sono particolarmente distinte per meriti scientifici o culturali o che hanno contribuito al rafforzamento delle relazioni intrapersonali. Dal 2003 sono stati conferiti 18 titoli. Oggi sarà conferito il 19°. Che besiedi, Ljudno Vabin, rektorica Univerze na Primorskem, cedo ora la parola alla rettrice dell'Università del Litorale. Spoštovani prorektori, spoštovane dekanje, dekan, direktor, članic Univerze na Primorskem in spoštovani gospod Aliberti, lepo pozdravljeni na Univerzi na Primorskem. Un caro cordiale saluto a tutti i rappresentanti dell'Università e ovviamente anche agli ospiti presenti. Univerza na Primorskem s gospodjem Alibertijem, predsednikom uprave družbe Technics, sodeluje že kar nekaj let. Sodelovanje pa se je močno okrepilo s podpisom pisma o nameri julija 2020. L'Università del Litorale collabora con il signor Agnello Aliberti già da un po' d'anni, ma è stato reso ufficiale questa collaborazione con la firma della lettera di intenti per la collaborazione nel campo della ricerca scientifica nel luglio dell'anno scorso. Hkrati so raziskovalci Univerze na Primorskem z inovatorji iz družbe Technics začeli z razvijanjem algoritmov za izboljšanje kakovosti digitalnih, statičnih in dinamičnih slik. Ma allo stesso tempo i ricercatori dell'università hanno già iniziato a sviluppare nuovi algoritmi per migliorare la qualità delle immagini digitali statiche e dinamiche e migliorare l'elaborazione dei dati d'immagine con l'obiettivo di ottenere immagini migliori con una dose più bassa di raggi e rays. To raziskovalno sodelovanje za Univerzo na Primorskem pomeni pomemben korak k realizaciji ciljev srednjeročne razvojne strategije Univerze na Primorskem za obdobje 2021-2027 na področju prenosa znanja in sodelovanja z gospodarstvom, ki bo gotovo vodilo k razvoju novih inovativnih raziskovalnih področij in študijskih programov. Per l'Università del Litorale questo tipo di cooperazione presenta un passo importante verso la realizzazione degli obiettivi della strategia di sviluppo a medio termine dell'Università per il 2021-2027, specialmente nel campo del trasferimento delle conoscenze e nella cooperazione con il mondo dell'economia, che porterà sicuramente allo sviluppo di nuove aree di ricerca e programmi di studio innovativi. Sled vsega navedenega sem izredno vesela, da smo se danes zbrali na tej slavnosti in podelitvi častnega doktorata Univerze na Primorskem gospodu Alibertiju. Detto ciò, sono estremamente felice della cerimonia odierna.
Siamo arrivati alla parte ufficiale della cerimonia. Invito il signor Agnello Aliberti a raggiungere la rettrice. Nell'albo dei dottori ad onore dell'università. Steve Schenk, congratulazioni. Magistrali del nuovo dottore d'onore del titolo diagnostica per immagini RX